Ecco, vi racconterò come ho conosciuto Guido Bianchini e come questo incontro abbia inciso sulla mia vita. Negli anni 50 gestivo un cineforum insieme ad altri compagni ed amici. Penso che la gestione del cineforum sia stato un passaggio comune a molti compagni di quell'epoca. Durante il cineforum ho conosciuto due coniugi, due professori, che erano Sergio e Doretta Baron. E assieme a loro e ad altri studenti e alcuni operai, decidemmo di fondare un gruppo che si chiamava Centro di Informazione Franz Fanon. Questo centro si occupava all'inizio di fare delle inchieste sulla situazione sociale di Chioggia, dove abitavamo. E la prima inchiesta fu quella di vedere quanti gabinetti c'erano, quanti gabinetti venivano usati dalle persone e quante persone invece non avevano il gabinetto e dovevano andare a portare i loro bisogni con dei secchi dentro i canali. E trovammo che c'era circa un 50% di persone che non avevano il gabinetto. Dopo di allora, assieme sempre a questi compagni, a questi studenti, a questi operai, ci occupammo invece della situazione sociale degli operai che andavano a lavorare a Porto Marghera. Fra questi c'era Armando Penzo, che non so se ci sia, doveva venire. E con questi operai abbiamo cominciato a fare delle lotte sul problema dei trasporti, che incidevano molto sul loro salario, insomma sul costo della vita. Mi ricordo che andavamo a fare richieste in comune e addirittura andavamo la mattina presto a svegliare il sindaco per farci dare le corriere gratis. E poi, dopo queste, abbiamo fatto delle lotte, abbiamo addirittura bloccato il traffico nel centro di Chioggia e così via. Cercavamo di capire se potevamo non avere più questa funzione solo locale, ma anche unirci ad a qualche gruppo nazionale che avesse le nostre stesse idee. E allora cominciamo a far venire nella sede che avevamo vicino al porto, vicino al gatto, diciamo, e tutti quanti i gruppi che allora conoscevamo. Facciamo venire Servire il Popolo, Avanguardia Operaia, insomma i vari gruppi marxisti-leninisti. E alla fine facciamo venire anche Potere Operaio. E appunto per Potere Operaio venne Guido Bianchini e ci fece subito un'ottima impressione, perché era simpatico, gioviale, insomma non era ideologizzato come quelli degli altri gruppi. E vedevamo che il Potere Operaio assomigliava molto al nostro tipo di lavoro, che era un tipo di lavoro, diciamo, anarco-sindacalista. Così Guido ci spiegò un po' quello che stava facendo Potere Operaio e decidemmo di aderire a Potere Operaio. Dopo, insomma, quell'incontro in cui Guido ci sembrò una specie di gentiluomo di campagna, un uomo simpatico, gioviale, insomma, con cui si poteva anche andare a bere, a mangiare. Perché penso che la politica debba essere anche una cosa che ti piace, che la fai con persone che ti piacciono. Aderimmo a Potere Operaio e non ricordo più se, penso che l'avrò incontrato ancora Guido, forse, non so, quando andavamo a Pordenone con la Lisi. Sì, ecco. E sicuramente a casa di Toni Negri, dove facevamo le riunioni. Ecco, finita.